se arrivi a Cervia non trovi d'estate. D'estate, Piero Molducci, perché d'inverno dov'è che vai a svernare? Vado a fare l'estate in Spagna. L'inverno sono 7 anni che non lo conosco. Cioè tu insegui sempre il caldo? Più o meno sì, diciamo che là d'inverno sono 20-25 gradi di giorno e 10-15 di notte. Piero Molducci, una vita a giocare a pallavolo, una vita ad allenare a pallavolo. Quanti anni sono, Piero? 40. Penso. Quanti? 40. C'è il record? Quasi, 38. Quasi il record mondiale, Piero. No, c'è Prandi, c'è Bagnoli, Dall'Olio. Ma se si aggiunge anche quelli da giocatore e soprattutto quelli da beach, perché quelli valgono doppio, cioè indoor e beach valgono sì, doppio. Quelli valgono doppio, allora una vita però. Primo torneo che abbiamo fatto di beach volley qui a Fantini nell'84. Primo torneo ufficiale, Big One si chiamava. Tanta roba. Ho ancora la maglia a casa. Quanti si giocava? 2 contro 2, 3 contro 3? Già 2 contro 2. Pierino, devo dire che l'ho visto giocare a beach volley, era molto forte. Nel 3 contro 3 era imbattibile perché valeva il pallonetto a mano aperta e lì non ce n'era per nessuno. Nel 2 contro 2, quando è venuta fuori la regola che non si poteva più fare il pallonetto, mi hanno tagliato le gambe. Ascolta Piero, dove sei stato e dove andrai? Dai, facci un po' sognare. Dove sei stato ad allenare in Spagna e dove vai ad allenare? Allora, sono stato ad Almeria, che è in Andalusia, una città di 200.000 abitanti sul mare. Una bella città, molto bella, che si vive molto bene, per 7 anni. E adesso quest'anno andrò a Ibiza, che è un altro posto che non è male, ma io ho la malattia del mare, quindi non posso stare lontano. Ma non è che dopo vai a ballare, no? Cioè, sai, no, perché d'inverno sono chiuse le discoteche. Ah, sono chiuse, no, bisogna specificare, no? D'inverno sono chiuse, fortunatamente sono chiuse. È chiuso tutto. Però sono aperti tutti i ristoranti, posti, diciamo, buoni, sono aperti. Dimmi com'è la pallavolo in Spagna. Il pallavolo in Spagna è un gradino sotto all'Italia, diciamo che nel 2 migliori squadre, che Almeria, che allenavo io, e Teruel, sarebbero in A1 negli ultimi posti e nei primi posti in A2. In alcuni posti c'è molto pubblico, molto entusiasmo, tipo Almeria, Teruel e altri 2 o 3 posti a Soria, però il livello è molto più basso, gli stipendi sono molto più bassi, è tutto diverso anche perché in Spagna un giocatore di pallavolo è un professionista. Quindi tu, come in Francia, tu giochi a pallavolo, hai i contributi, che giochi 20 anni a pallavolo, è come se tu abbia lavorato 20 anni un lavoro normale. D'estate hai la disoccupazione, i 3 mesi che sei fermo d'estate ti paga lo Stato la disoccupazione in base a quanti contributi hai versato, e quando finisci di giocare per 2 anni hai la disoccupazione come un lavoratore normale. Oggi avete imparato una roba che secondo me non sapevate, perché seguite la pallavolo. In Francia è così, dove è andato Manuel Coscione, un altro che bazzica qui. Ascoltami, per chiudere, quanto ti manca la pallavolo italiana? Ma io un po' la vedo, perché in Spagna le partite importanti la pallavolo italiana Canal Plus le trasmette. No, mi manca perché qui è un livello nettamente superiore, però diciamo che in Spagna ci sono delle cose positive che, come erano qui una volta, che qui ormai non sono più, nel senso c'è più rispetto per l'allenatore, c'è più rispetto per i ruoli, i giocatori sono molto più, ti seguono molto di più che normalmente di quello che seguono in Italia, i presidenti sono diversi dai presidenti italiani, non intervengono praticamente mai, non mettono becco su decisioni tecniche come qui, uguale. Questi sono i vantaggi. Gli svantaggi sono che il livello è più basso e quindi a volte ti diverti meno. Poi, essendo una squadra che ha vinto tanto, molti sabati e domeniche non senti neanche la partita, perché vai a giocare e dici vabbè, tanto posso giocare anche le riserve, e si vince. Questa è la differenza. Allora Piero, per salutare devi parlare spagnolo, cioè romagnolo o spagnolo? No, spagnolo. Un saluto. Spagnolo. Un saluto dalla Spagna. Che tutto vada bene. E hasta luego. Grande Piero. Qua si vive da Dio. Cioè, lui è sempre. Cosa vuoi di più del mondo? Sei sempre al mare. È vero, eh? Ciao Piero. Lui, che è il mio amico medico. Ti segue? No, lui ha preso la casa Almeria, dove abbiamo preso una casa in società, e lui. Ah, hai capito, perché essendo dottore ha capito tutto, cioè mica vuol vivere dove si vive male. Arrivederci dottore, buona pallavolo, ciao Piero. Ciao.